嗯。Um sera e benvenuti all'ultimo appuntamento per il mese di febbraio dei nostri incontri eh, del mercoledì dedicati al dialogo tra eh, filosofia e psicanalisi permettete prima di tutto di salutare gli ospiti di questa sera saluto ovviamente davide d'Alessandro che conduce e organizza questi incontri per psichiatri online e soprattutto saluto la nostra ospite che è Marisa Fiumanò eh, psicanalista Lacagnana di Milano, che è tra l'altro responsabile del laboratorio freudiano di Milano e che, voglio dire, eh, in questa alternanza no, tra filosofia e psicanalisi ci porta il suo contributo di terapeuta e di esperta. Prego, eh, Davide. Il microfono, il microfono, Davide. Eccolo. C'è un problema che siccome Bollorino giustamente durante la sigla pretende il silenzio, e quindi stacchiamo il microfono, poi ci possiamo dimenticare a riattaccare. Detto questo, buonasera e bentrovati a voi tutti. Sono molto contento di avere questa sera Marisa Fiumanò, con la quale da un bel po' di tempo ci diamo del tu, e quindi per non prendere in giro chi ci vede e chi ci ascolta lo confermiamo anche in diretta in diretta ehm, c'è stata perché avevamo annunciato alla fine dell'ultima dell'ultimo incontro che questa sera avremmo avuto il dottor Carmelo Licitrarosa in realtà c'è stata una inversione e Marisa Fiumanò che doveva essere nostra ospite a maggio eh, sostituisce questa sera eh, Carmelo Licitrarosa che vedremo poi ovviamente al, a maggio al posto della Fiumanò, ma come avete capito dall'annuncio di Bollorino non abbiamo sostituito la scuola di riferimento. Finora abbiamo avuto freudiani, junghiani, anche lacaniani e questa sera ci teniamo per quanto possano ancora contare le etichette, però la scuola di formazione conta e come questa sera e anche mercoledì prossimo con eh, Rosa Elena Manzetti ci manteniamo sul campo lacaniano. Ecco, io con Marisa vorrei partire proprio dalla Can, perché questo non è un anno banale. Lacan è morto nel 1981, se tanto mi dà tanto, stiamo, siamo entrati, anche se la data precisa è settembre, ma siamo entrati nel quarantennale della morte di Lacan. Dopo 40 anni, che cosa resta di questo grande personaggio? Di questo grande psicoanalista? Se è stato più grande personaggio, più grande psicoanalista. Siamo pronti a saperlo da te. Ma in Italia intendi, perché in Francia è noto che, che, che è piena di certo, analisti. Certo. La chiesa. Parliamo, parliamo del nostro paese. Ma anche in Italia direi che, che di recente di recente intendo gli ultimi 20 anni, negli ultimi 20 anni diciamo che la presenza di Lacan in Italia si è molto cresciuta. Quindi da un lato c'è quello che lui stava più a cuore peraltro, eh, c'è una maggiore presenza di, di analisti, di persone che sono formate ad, da altri analisti e che quindi hanno costituito eh, gruppi diversi, associazioni diverse, ma comunque che sono comunque una presenza sul campo... Eh, tanto da aver contribuito al, a rendere il nome di Lacan, che prima era come dire, gravato da eh, dall'idea che fosse oscuro, che fosse difficile, che fosse incomprensibile, eccetera. Invece queste persone che hanno lavorato, questi colleghi che hanno lavorato tanto. Con scritti e anche con la loro pratica al, alla diffusione del pensiero di Lacan hanno dimostrato che poi insomma tanto incomprensibile non è e che eh, spaccandosi un po' la testa ci si può sicuramente eh, ci si può sicuramente impegnare come dire a leggerlo quindi io direi sicuramente quello che interessava più a lui è rimasto, cioè il fatto che la, la psicanalisi è trasmessa, perché la psicanalisi si può trasmettere soltanto così, da, da allievo ad allievo, non si può trasmettere né con i libri né con gli articoli né con, neanche con l'insegnamento. Si può trasmettere attraverso la clinica, attraverso i controlli, attraverso i lavori di gruppo, eh, attraverso quelli che lui chiamava i cartel, cioè i i gruppi di alcune persone che lavorano sullo stesso tema insomma si può trasmettere così quindi è una trasmissione che avviene in maniera artigianale in maniera come, come se fosse una bottega di, di falegname diciamo così abbiamo chiesto già ad alcuni ad alcuni freudiani che tipo di libro di Freud consiglierebbe non necessariamente ad una persona che va in analisi, ma ad un qualsiasi lettore che voglia approcciare la lettura di Freud. Ora, per quanto riguarda Lacan, noi sappiamo che esistono i seminari, che non sono libri scritti da lui, mm. ma sono libri, passami il termine, parlati da lui. Nel senso che lui parlava, teneva appunto questi seminari, che poi sono stati riportati per iscritto e in un qualche modo sono stati strutturati e istituzionalizzati in un percorso ben preciso, soprattutto per merito di Jacques Alain Miller. Ora, dovessi tu per tua passione. O comunque per vicinanza a qualche tuo allievo, suggerire di accostare la lettura di Lacan partendo da un seminario, quale suggeriresti? Posso fare una piccola chiosa a quello che hai detto prima come no, sul, come no. sul, sul merito di Jacques Calinaire, perché quando è morto Lacan si è aperta la grande questione della sua eredità: come sempre, è, 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 enorme questione della sua. eredità e lui aveva fatto questi seminari eh, lasciandoli volutamente in questa forma così orale, cioè lui non, è, non era un uomo di penna. Diciamo la verità: i suoi scritti, tutto sommato, sono anche eh, come dire, di dimensioni ridotte rispetto a, eh, rispetto a quello che lui ha trasmesso. Quindi lì si è aperto questo grande, grande conflitto fra appunto eh, Jacques Calamillé, che era l'erede. Eh, verede giuridico diciamo avendo sposato la figlia e invece direi grosso modo una larga fetta degli psichiatri che eh, invece rivendicavano questo insegnamento di Lacan come un insegnamento eh, rivolto a tutti e quindi eh, che fosse proprietà di tutti gli analisti che volessero occuparsene. Quindi da lì cause, eh, conflitti di, di natura appunto giuridica, eccetera, alla fine eh, il, il, i tribunali hanno dato ragione a Jacques Lamiller, però la questione resta, resta aperta, cioè di sapere se questi seminari parlati eh, fossero, eh, come dire, di dominio pubblico e soprattutto degli analisti i suoi allievi o se invece fossero dei suoi discendenti legali, diciamo così. Eh? Lasciamo, così la, eh, lasciamo così la questione. Eh, fatto sta che poi dopo la morte di Lacan, tutto il, il grande movimento che lui aveva tenuto, il movimento di analisti che lui era riuscito a tenere insieme, poi si è, eh, si è scisso eh, in, in alcune. In alcune associazioni e poi sempre più in altre, eh, e poi invece si, si è di nuovo riunito, insomma, con questa, con questa diciamo, modalità no, di, di apertura e di chiusura che, eh, che sono tipiche del movimento lacaniano, ma che credo che abbiano a che fare proprio con eh, il tipo di insegnamento di Lacan, che è un insegnamento non chiuso, un insegnamento non definitivo un insegnamento eh, aperto, aperto soprattutto alla soggettività di ognuno. Però non voglio eludere la domanda eh, che era su che cosa eh, si possa leggere di accessibile. Allora, di, di Lacan di accessibile in realtà non c'è niente eh, di veramente accessibile. Naturalmente gli ultimi seminari sono più difficili dei primi, perché nei primi intanto stava costruendo diciamo, il suo insegnamento e poi, anche se lui ha cominciato tardi, ha cominciato a 50 anni, e, e poi appunto mh, eh, la sua preoccupazione maggiore eh, era sempre quella di formare degli analisti, appunto per questa idea che la psicanalisi si trasmette a bottega. E quindi i primi seminari sono relativamente più facili, quindi più accessibili. Eh, se devo dire i seminari che mi sono stati più cari, eh, che io ho amato di più eh, beh ce ne sono diversi però fra questi naturalmente è quello che, che amo di più ancora eh, che è un, il, seminario, il seminario per eccellenza sulla sessualità femminile ed anche il primo che io abbia letto perché il primo che è stato tradotto in italiano credo credo che sia stato proprio il primo ad essere tradotto in italiano e ancora oh. è stato tradotto credo nel 73 una cosa di questo genere e, oh, intervengo io allora e Invece, ehm, sì, 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 altri seminari che, che ho amato molto sono stati il seminario sull'angoscia, okay. eh, il seminario certo, sul cioè. transfert, il seminario soprattutto sull'etica della psicanalisi. L'etica della psicanalisi è un seminario fondamentale perché eh, è, è l'unico che eh, Lacan dichiara di aver, di aver voluto, che avrebbe voluto scrivere, perché l'etica della psicanalisi è qualcosa appunto di. Uh, 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 ma dire di centrale troppo poco è qualcosa che anima uh, il nostro lavoro. Cioè, l'etos, cioè l'etica non nel senso della morale naturalmente, l'etos nel senso del costume, è qualcosa che, uh, che ispira il nostro lavoro. E questa ispirazione del nostro lavoro ruota intorno a una questione che Lacan ha rispolverato, che ha messo al centro della sua teoria e che si chiama desiderio. Desiderio in questo caso, desiderio dell'analista, ma anche desiderio che l'altro, come dire, abbia accesso al proprio desiderio. Desiderio è una parola complessa che adesso non, non mi metterò qui naturalmente a eh, analizzare, eh, però diciamo che è questo il centro delle nostre analisi, della nostra pratica oggi, così come è stato il centro di ciò che più stava a cuore a Lacan. E, 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 e che appunto che gli ha fatto fare questo, questo seminario bellissimo che è l'etica della psicanalisi quale, nel quale tra l'altro lui eh, per spiegare che cosa intende la pratica della psicanalisi analizza questa splendida figura che è quella di Antigone eh, che, che è appunto la figura di Antigone, Antigone che come dire eh, sfida la legge, eh, la legge intesa in senso tradizionale, cioè la legge del potere, la legge del, 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 del cosiddetto governo, la legge di Creonte nel suo caso, per un'altra etica, per un'altra legge, una, una, una legge che ha a che fare con la legge divina, con le leggi scritte dagli dèi, eh? e infatti, eh, Antigone per due volte cercherà di seppellire il fratello Polinice perché eh, era stato condannato ad essere seppellito, ad essere, ad, ad essere cadavere senza sepoltura, cosa che per, eh, per i greci era una cosa gravissima perché i cadaveri senza sepoltura non avevano accesso all'ade. Quindi io direi che il, il seminario centrale è anche non difficile, diciamo, perché sempre, fa sempre parte dei primi seminari di Lacan e questo sull'etica della psicanalisi anche per i, suoi, eh, per i suoi echi classici che in Italia sono molto mh, apprezzati credo no? perché l'Italia si fonda su una cultura classica fondamentalmente Marisa io vorrei intervengo io perché eh, abbiamo un piccolo problema tecnico con, eh, con Davide che sta rientrando ma mi, mi ricorrego ah. alla, alla tua ultima affermazione riguardo al rapporto Forte, no? che c'è tra l'Italia e la cultura classica, ma mm. mi riferisco anche un po' e mi incuriosisce in fondo, visto che tu sei stata testimone eh, di questo, eh, come dire, negli anni, del rapporto tra la CAN e l'Italia. Nel senso mm. che una cosa che mi ha abbastanza colpito e che siccome so non ti appartiene, mi posso permettertelo di chiedere, che io ho sempre notato una certa tendenza. Due domande sono, in realtà. Una è la tendenza al gurismo, che mi sembra che sia... Al ah, che, scusa? Al gurismo. Ha la tendenza a essere guru, più che... Ah. che. L'altra, eh, vabbè, lasciamo perdere la litigiosità che è tipica di tutti gli psicanalisti, anche non la Cagnani, per cui voglio dire, fa il paio con i socialisti, in questo senso, quindi <ride> la lascio completamente da parte. Mentre invece c'è un aspetto che mi colpisce, è che la grande eredità di Lacan, almeno in Italia, la sensazione che ho, è certamente, come dire, una lettura attenta dei testi lacaniani, no? Voglio dire, ma un po' di post-lacanismo è proprio proibito? Cioè nel senso che, voglio dire, ok, abbiamo Lacan che è stato bravissimo... Eh, Uh, come dire, uh, come dici tu, cose straordinarie, bellissimi seminari. Eh, pessimo scrittore, ma grande, ma grande maestro orale non so se era pessimo. Beh, insomma, i suoi scritti erano sono abbastanza cioè, sono inferiori allo sviluppo del suo pensiero. Questo è un dato di fatto obiettivo. La no. sua capacità di scrittura non era certamente quella di Freud, mm. tanto per fare un esempio e rimanere sui mm. classici cioè, sono imparagonabili come capacità di scrittura, non come contenuti. Sono due scritture come... molto diverse. Vabbè, comunque. Sì, comunque, sì diverse, ma. C'è chi preferisce l'uno, c'è chi preferisce l'altro. Ma al di là di questo, mi domandavo, il post-lacanianismo esiste? Cioè, la sensazione è che, un po' come succede con Jung, i lacaniani passano il tempo a rivedere il testo di Lacan e continuamente a, a ridiscuterlo quasi fosse la Torah. Ecco, mi domando, la domanda è volutamente un po', come dire, polemica, se in realtà tu mi... Tu pensi che ci siano stati, anche in Italia soprattutto, degli sviluppi del pensiero, del pensiero lacaniano e una crescita sulla base, sulla falsariga dell'insegnamento del maestro senza bisogno di considerare i suoi scritti la Torah? Mm. Ma intanto io non considero gli scritti di Lacan la Torah. Lo eh, so, eh, tu penso... no. <ride> Come? No, di sicuro. No, e eh, quindi, eh, però, li considero dei, dei testi su cui lavorare. Io, personalmente, poi ho sempre bisogno di un testo di partenza che mi faccia da base per poter lavorare. E adoro eh, lavorare sulla cama, anche su Freud, che, che è un mio autore amatissimo e a cui vanno, come dire, eh, delle preferenze spontanee, se vuoi, dal punto di vista del, dello stile di scrittura. Mm, però mm, come sai eh, diciamo quello che ci piace non è sempre ciò che eh, corrisponde alla verità Assolutamente, assolutamente. <ride> alla verità no, dell'incontro. Sia per me che per chiunque. Certo. E, e come per quanto riguarda lo per, sviluppo del pensiero? Lo sviluppo del pensiero. Ma eh, io trovo che anzi mi sembra che ultimamente i lavori eh, su Lacan siano Molto floridi. L'unica cosa che potrei obiettare a questo tipo di lavoro, che è un lavoro sul testo di Lacan e a partire dal testo di Lacan, è che forse eh, non ci sono molti analisti che si autorizzino a, a parlare in proprio, quindi a usare la propria clinica, a farla progredire. Eh, da questo punto di vista, forse. Eh, avere una formazione, aver fatto una formazione anche in Francia ti aiuta, perché in Francia eh, ormai non è, non è più possibile, eh, insomma, a me sembra anche un po' ridicolo eh, ripetere come, dire, come, un, come, come, come fosse il Vangelo le affermazioni di Lacan, mentre invece è molto utile eh, lavorare il testo di Lacan e soprattutto far progredire la clinica è la cosa più importante, far progredire la clinica. Far progredire la clinica a partire, da a partire appunto da questo confronto essenziale fra Freud e Lacan, ma anche con altri autori naturalmente, eh, anche se questi sono i due fondamentali secondo me, eh, e anche, come dire, avendo dei buoni maestri. Eh, io ho avuto la fortuna di averne, dei de de maestri francesi, ma anche, anche in Italia, però diciamo soprattutto in Francia, e questo eh, mi ha insegnato a, eh, a lavorare in una maniera più disinvolta. Io, appunto, ho scritto di tutto, ho, ho anche scritto sui, sulle riviste, sui quotidiani, eh, sull'attualità, eh, con, con dei grossi dubbi eh, quando, quando sono arrivata a Milano, con dei grossi dubbi su quello che stavo facendo, perché mi sembrava mh, 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 di non avere l'autorizzazione a farlo, però lo facevo. Eh, lo facevo, quindi diciamo, eh, usare un occhio, eh, occhio lacrimiano, tra virgolette, o comunque gli strumenti che ci ha lasciato Lacan per leggere il presente è una cosa fondamentale. Ad esempio, uno dei miei eh, colleghi più cari e più, eh, più amati è Jean-Pierre Lebrun, che è un analista belga eh, che ho invitato molte, molte volte qui a Milano. E di cui fra poco pubblicheremo un libro che si chiama Leggere il mondo contemporaneo con Freud e Lacan. E quindi è proprio un, un analista che, eh, eh, che si occupa appunto di, 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 di adoperare gli strumenti lacaniani per far progredire il discorso, ma anche per inventarne di nuovi. Ad esempio, lui lavora con molti riferimenti, lavora con i neurologi, lavora con i sociologi, lavora con gli storici, insomma, eh, ogni tanto intrattiene un dialogo con qualcuno e ci scrive un libro, che <ride> esostile cioè, cioè, è questo, e, ma per dire che appunto Jean-Pierre Lebrun è un esempio di quello che io intendo per far lavorare il testo di Lacan, che non significa seguirlo in maniera pedissequa. Eh, ma ad esempio io non, non mi occupo di topologia, però questo non vuol dire che la topologia di Lacan non abbia il suo senso e il suo valore, però diciamo che eh, mi limito eh, ad, ad altre strumentazioni. La, lo, io parlo intendo la topologia più avanzata, quella degli ultimissimi anni. Però questa sera Marisa per la prima volta è saltata alla luce. Almeno a casa mia, e quindi come la mettiamo con, con, questo, con questo Lacan perché il caso, o forse non il caso, ha voluto che saltasse la luce. Sono tornato e non ho sentito la risposta. Poi è chiaro che, come altri, la riascolteremo indifferita. Ma quando ti ho chiesto qual era il seminario da dove. Ah l'etica della psicanalisi alla fine abbiamo selezionato l'etica della psicanalisi perfetto, perfetto, perfetto va bene eh, ho ehm, di spiegare perché mm. ah perfetto, va bene ehm, eh, io avrei risposto il transfert ma anche il transfert ma ah. è, il, è sempre sul filone ah. l'etica della psicanalisi certo, è perché certo. per Lacan era il seminario perché certo. è al cuore della nostra clinica ma oh, il, anche adesso... il transfert lo è anche, oh. il ecco, adesso, anche il transfert lo è. Eh, ecco, adesso entrando proprio nella clinica, perché prima mm. parlavi della clinica, sì. tu sai che all'interno della clinica lacaniana resiste un punto, un nodo cruciale, ma resiste in che senso? Nel senso che scatena, continua a scatenare discussioni e dibattiti, soprattutto all'interno delle altre scuole. Ed è il tema sul quale io mi sono confrontato parecchie volte con analisti freudiani, junghiani, del taglio della seduta, che per loro è qualcosa di totalmente inaccettabile. Mm. Eh, con poche parole, possiamo spiegare anche a chi sta ascoltando per la prima mm. volta il termine mm. taglio della seduta di che mm. si tratta, qual è il riferimento al discorso del tempo? cronologico e il tempo invece dell'inconscio. Ma diciamo che il taglio della seduta, nel, la famosa questione delle sedute, delle sedute brevi, no? per cui la fu radiato dalla società di psicanalisi, vabbè, lasciamo perdere adesso la discussione sul, sul perché la CAF fosse stato radiato dalla società di psicanalisi. Ma il taglio della seduta è una logica conseguenza del, della concezione di Lacan che l'inconscio è strutturato come un linguaggio nel senso che eh, spesso quando siamo fortunati non sempre eh, la seduta cade su un significante particolare su un significante che per, per il soggetto che sta parlando ovviamente ha un particolare valore un particolare significato naturalmente eh, io non faccio sedute particolarmente brevi, neanche particolarmente lunghe, eh, neanche tutte uguali, però diciamo che tendenzialmente eh, mi fermo su un significante e eh, eh, per eh, significante adesso bisognerebbe spiegare che cos'è il significante perché non è soltanto una parola, può essere una parola, spesso è una parola ma non è sempre una parola, a volte può essere una frase, un concetto, eh, è un, un insieme di, di, di parole, eh, oppure soltanto una parola, sì, eh, che, ha diverse, che può avere diverse significazioni, però ci sono dei significanti che ritornano nel discorso di un, di un paziente e ehm, che a un certo punto... A un certo punto, e lì appunto il tempo del transfert, come in un vecchio libro che avevo scritto con altri che si chiamava Appunto Così: il tempo del transfert è il tempo in cui devi intervenire. Naturalmente ti può scappare, eh? non è detto che sia sempre, eh, sia sempre così. A volte ci pensi dopo, a volte eh, ci pensi proprio mentre sei in seduta. Ma il tempo del transfert è eh, qualche cosa da cogliere è da rilanciare e spesso ad esempio avviene che questo significante venga colto e rilanciato ad esempio quando il paziente sta per uscire e, e allora ad esempio che l'analista può restituirgli qualche cosa di ciò che ha detto del suo stesso discorso perché quella è la direzione della cura la direzione della cura non è la direzione del paziente ma è appunto la direzione della cura cioè estrarre dalle parole del, 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 del nostri, dei nostri pazienti, quello che può servirli a progredire ad andare avanti. Mi sono, sono, mi, sono, mi sono spiegata. Ti sei spiegata molto bene. E abbiamo parlato degli scritti di Lacan, ma adesso, con le debite proporzioni, esistono anche gli scritti di Marisa Fimanò. Io, io, io amo particolarmente. I professionisti che oltre a svolgere il loro lavoro e quindi in questo caso all'interno delle loro stanze con le loro sedute, eh, riescono, abbiamo visto tra i casi esemplari quello di Rossella Valdré, esisto e eh, riescono anche ad avere una produzione per quanto riguarda i libri notevole. E questo è stato, se vogliamo, il caso anche di Marisa Fiumanot. Tra l'altro, su un libro, anche a livello di titolo, ti sei perfettamente incrociata quanto ad interesse di studio con Rossella Valdrè, e cioè Masochismi, mm. il tema del masochismo. Mm. E... Masochismi ordinari, Certo, tengo, eh? certo, certo. Masochismi ordinari, edito da... Mimesis anche di benità, edito, ma... edito da Mimesis, però devo anche eh, precisare che se c'è stato un libro, eh, è stato veramente il primo libro di Marisa Fiumanò che ho acquistato senza sapere neppure chi fosse Marisa Fiumanò, ma perché mi era piaciuto il titolo, ce l'avevo all'interno di questa libreria Feltrinelli ed è L'inconscio è è verbo il sociale. Ecco, mm. cosa vuol dire che l'inconscio è il sociale? Mm. Ma io cerco, ma intanto l'inconscio, Lacan dice l'inconscio è il politico in realtà, non è, una, non è una frase di Lacan, ma è una, eh, una, una, una come dire una versione che ne dà Melba. Eh, l'inconscio è il sociale. Eh, che l'inconscio del sociale vuol dire che c'è una corrispondenza fra la strutturazione dell'inconscio e la strutturazione del sociale cerco di dimostrarlo appunto facendo degli esempi anche del, della, nostra, della nostra storia eh, mi ricordo che mh, mentre stavo rivedendo le bozze di questo libro ero vicino Siena sì. e quindi sono andata a visitarla e mi aveva colpito il fatto che la torre del Mangia fosse un tantinello più alta della torre della chiesa che era accanto e che questo stava a significare appunto che il, il potere del il, il potere del del. Della, è una repubblica siena sì, all'epoca non mi ricordo. Era superiore, era superiore. era superiore a quello religioso e poi dentro questo, il palazzo Uh, il palazzo che era contiguo c'erano degli affreschi bellissimi in cui uh, veniva rappresentato il cosiddetto buon governo, il buon governo dove tutti quanti danzavano, tutti quanti erano felici, eccetera, e poi c'era un'allegoria invece del cattivo gover governo che era tutt'altro. E quindi c'era questa, questa esemplificazione, diciamo, di questa corrispondenza fra la, come dire, eh, la, il modo di sentirsi di un soggetto e il modo in cui questo soggetto veniva governato. E questo mi è sembrato abbastanza eh, in linea appunto con quello che, che, che stavo dicendo. Invece, che stavo restando, dicendo. restando sempre negli scritti, mm. ci dici qualcosa sul libro che hai curato e che sta uscendo ad horas per i tipi della Castelvecchi? Ah. Allora, il libro che ho curato per Castelvecchi eh, diciamo, non riflette esattamente quello che è avvenuto perché era una, una serie eh, di incontri eh, con mo molti analisti e non analisti, perché la mia idea era quella di organizzare un ciclo che si chiamava Dialoghi eh, intorno, sul corpo, un ciclo in cui ci fossero dei clinici. Che si occupavano del corpo, che fossero clinici, eh, che fossero, non so, un direttore di un, di un carcere piuttosto che un analista, eh, piuttosto che una scrittrice, eh, piuttosto che una un oncologa, ad esempio. Cioè tutte persone che si occupavano del corpo e che quindi eh, ne parlavano, nel senso che avevano proprio a che fare direttamente col, col corpo e eh, con la gestione dei corpi. Poi invece queste persone non hanno voluto scrivere, in gran parte non hanno voluto scrivere, quindi diciamo, ci siamo, eh, il numero è diventato più, più piccolo e quindi si è perso un po' questa idea. Però eh, i, i testi che contiene questo libro sono molto belli, secondo me. Sono Vogliamo dire le... il titolo del libro? Il titolo del libro è Lo straniero che ci abita. È il Sottotitolo? E, e, e dialoghi intorno al corpo. Perché la domanda era capziosa, perché ovviamente io conoscevo il titolo di questo libro che sta per uscire, perché mm. il tema ci porta sul corpo. Mm. Stiamo vivendo, lo chiediamo a tutti, ne parliamo con tutti, mm. stiamo vivendo una tragedia epocale con la pandemia in questo anno di pandemia come psicoanalista lacaniana, che ritiene fondamentale, magari anche di più rispetto ad altre scuole, la presenza mm. corporea durante la seduta. Mm. Mm. Come ti sei comportata nel corso dell'anno? Hai fatto, sei stata costretta anche tu a fare delle sedute online? Se sì o se no, comunque che cosa si perde senza il corpo in presenza è una domanda da mille punti, su cui sto cercando di scrivere, di scrivere qualcosa, perché in realtà è una questione che non viene posta. Non so, se per, eh, non so per quale motivo, però eh, diciamo che tutti, tranne il mio maestro di Grenoble, che, che, non, che, che ha smesso, che ha chiuso eh, per poi riaprire. Quando si poteva, ma insomma ritiene che non solo che sia inutile fare analisi, che non serve a niente, ma anche che. Ehm... Anche i seminari, tutte le attività insomma, eh, che si fanno tradizionalmente in presenza non possono essere fatte via Zoom. Questo naturalmente non è in, 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 in contrasto diciamo, con quello che fanno altri analisti, ad esempio a Parigi: a Parigi si continua a fare tutte le attività via Zoom, anche, insomma tutti lo fanno tranne lui però. Per quanto mi riguarda, io eh, per dei periodi molto brevi e contenuti, due o tre settimane una volta e due o tre settimane un'altra, ho lavorato per telefono, però non usando eh, il video perché ritengo che a parte che il video non, non, vuol, dire, non vuol dire niente di presenza, ma comunque eh, mi costringeva come dire, ad un faccia a faccia con, con, con il mio paziente che non giovava sicuramente alla sua, alla sua cura. Eh, quindi il minimo indispensabile, il minimo indispensabile perché sono stata colta di sorpresa, perché non sapevo, eh, non sapevo se interrompere l'analisi avrebbe interrotto anche come dire, il rapporto, se invece no. Eh, insomma, è una cosa un po' difficile Però da dire. Mi gestire. sembra di capire che fondamentalmente sei dell'idea che senza presenza non sì, c'è analisi. Assolutamente. Assolutamente, sono assolutamente convinta di questo, e di questo sono convinti anche dei pazienti, devo dire, perché alcuni erano molto contenti di cominciare in presenza ehm, di aver finito, altri invece no, però era un po' parlare, come dire, a Bambera, parlare per telefono a un interlocutore che non c'era e potergli dire tutto il proprio immaginario. Era un'analisi immaginaria, io direi, cioè che maniera completamente. Quindi tra, le, tra i tanti dati negativi, questa psicoanalisi data parecchie volte per morta durante i 120 anni della, del suo percorso di vita, verrebbe da dire che soltanto questo benedetto virus potrebbe uccidere la psicoanalisi. Perché Bravo. se Ah, perfetto. Bravo. È proprio così, cioè proprio il passaggio. Secondo me, proprio il passaggio alla, alla videochiamata eh, o alla, al Zoom Skype, quello che è può uccidere la psicanalisi, perché, eh, qualche cosa che, perché insomma, è qualcosa che. insomma, è chiaro che è più comodo. <ride> Perché lavorare, lavorare, a distanza, però eh, non è affatto la stessa cosa, non è fatto la stessa cosa, e questo di questo ci prima di tutto perché e la che, parola... e forse, hai usato, e forse hai usato anche un termine che contrasta con l'andare in analisi, cioè la comodità. Non è una cosa comoda. Esatto, esattamente, mm. proprio così. E non è una cosa comoda, è una cosa per cui si paga, eh, c'è un debito da pagare, un debito un debito esistenziale se vuoi che si paga con l'analisi o che si paga per vivere e che e che così viene completamente eluso e fuori, non so se fuori questo... fuori dal ah. discorso pandemico ah. eh, qual è secondo te lo stato di salute della psicanalisi in Italia la vorresti la vorresti più presente, la vorresti più inserita in certi contesti, oppure Guarda, te ne freghi nella maniera più assoluta perché ritieni che la psicanalisi sia all'interno della stanza, tu e il no, tuo paziente. No, no no, 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 assolutamente, assolutamente no, non la penso affatto così e, e, e penso che la psicanalisi senza un sociale che la, che la supporti o che, che la supporti nel senso che ci sia una domanda è destinata all'estinzione ma no, non penso assolutamente che la psicanalisi sia da confinare in una stanza, l'inconscio è il sociale appunto sì. e quindi... quindi quale ti sembra il suo stato di salute al momento in Italia? Ma al momento eh, mi sembra che sia un, un buon stato di salute direi, non, non mi sembra non vedo nessuna crisi tra di questo si è parlato sempre, eh, semmai sono in crisi gli psicanalisti forse, che, che però mi sono in supporto sicuramente. Eh, sono in crisi perché? Perché so, ad esempio in Italia noi siamo afflitti, e lo dico tirandomi delle martellate sulle ginocchia, siamo afflitti dalle scuole di psicoterapia, che eh, perché ne dirigo una. Uh, e, e, e il problema di queste scuole di psicoterapia per noi analisti è sempre quello di eh, trovare un compromesso fra uh, come dire, eh, quello che ci domanda lo Stato e quello che noi siamo formati a fare, cioè gli analisti. E, ed è una cosa molto diversa. Non, non so se se è il momento di, di parlarne, se posso allargarmi su questo no, punto. Certo, però, certo. Eh, però appunto il problema delle scuole di psicoterapia, dal mio punto di vista, infatti è stato è sempre è stato molto conflittuale questa, il fatto di fare o non fare questa domanda, eh, di, di essere riconosciuti come scuola. E mi ricordo all'epoca stavo a Roma con, ed ero appunto in analisi con Muriel Drasen, che è un analista... Che è stata la mia prima analista che, che, a cui io devo come dire la mia primissima formazione, e non solo io, eh, tanti altri analisti a Roma devono la formazione a lei. E comunque lei aveva una particolare fiducia in me e quindi mi aveva affidato un po' questo compito di organizzare questa domanda e io ero appunto avevo, avevo molti dubbi se farlo o non farlo, se entrare o non, o non entrare. D'altra parte, però siccome oggi come, eh, puoi esercitare come analista soltanto se fai una scuola di psicoterapia, significava condannare, eh, condannare tutti gli aspiranti analisti alla clandestinità e ce ne sono ancora alcuni che sono costretti a lavorare così. Poi, eh, anzi, una volta venivano anche eh, sono stati anche denunciati, adesso forse non succede più ma ci sono stati anche casi di denunce di persone eh, che, eh, che lavoravano come analisi, magari una splendida formazione oppure no, non lo so, però eh, venivano denunciati perché non avevano il titolo. Ecco, ma, la, sembra... ecco, ecco, ma mm. la psicanalisi mm. può eh, ridursi ad avere come unico obiettivo il titolo per esercitare? Tradotto? Mm. Non ritieni che ci sia più di una scuola che persegua solo ed esclusivamente quell'obiettivo. Mentre dovrebbe sempre essere una scuola di pensiero. Eh, le, donne, le donne, diverse donne lacaniane di Milano rifiutavano l'istituzione, no? Sì, 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 sì. Sì, credo di sì. Mm, credo, di, credo che fosse così. No, no, sicuramente... Secondo me questo è un problema permanente, cioè non si può accantonare, non si può considerare che la questione è risolta, che la questione del conflitto fra le scuole di psicoterapia e la psicanalisi sia una questione risolta, perché non lo è, non è risolta e lo vediamo ad esempio con i nostri allievi, diciamo così, eh, che magari dopo quattro anni scompaiono. Cioè, non è che la, la formazione di un analista, se vuoi fare l'analista, dura quattro anni. Se vuoi fare lo psico qualche cosa, sì, probabilmente, ma se vuoi fare l'analista. Ecco, soffermiamoci, soffermiamoci un attimo eh, su questo punto. Noi sappiamo la legge Ossicini, no del 1989, eh, sì. e quindi Ti è eh, la legge che consente solo ed esclusivamente ai laureati in medicina e psicologia mm. di avviare un, un certo percorso tu come la imposteresti la formazione di un analista il che significa attraverso il percorso i decenni che hai fatto e da studentessa e da professionista poi come ritieni che vada preparato un analista e quanto possa essere importante avvicinarsi a questa disciplina con la laurea in tasca o senza la laurea in tasca? Ai tempi di Lacan, c'era anche un ballerino che faceva lo psicanalista, un ex ballerino, ex musicisti, ex ballerini, ex matematici. Sì, senza, avevi... adesso, senza scomodare a Cesare Musatti, che era laureato in matematica. Appunto, ah, quindi sì, certo. E quindi insomma, prima, della, logica... legge, prima, prima della legge Ossicini eh... esatto. erano tutti laureati. La stragrande maggioranza era laureata in qualche altra cosa qualche rispetto, rispetto a medicina e a psicologia. Esatto. E invece, adesso bisogna essere per forza laureati in psicologia, che naturalmente, anche perché le facoltà di psicologia, insomma, chi le frequenta sa come funzionano. Eh, non è che vengano fuori dei, delle persone formate nel, nella maniera migliore, eh, con degli strumenti, ci sono persone che escono dalle facoltà di psicologia senza aver letto un rigo di Freud, ad esempio. Eh, quindi, non dico di quindi, quindi tu mm. ritorneresti certamente, aspetto non aggirabile, non eludibile, all'analisi personale. Vabbè, ah questo è, è imprescindibile. Poi dopo: l'analisi personale. Ecco, personale, il lavoro in cartello, cioè il lavoro in gruppi, eh, i controlli che sono fondamentali, eh, e poi l'analisi non finisce mai. Ah, <ride> non finisce mai non solo perché eh, si smette di andare, no, cioè finisce perché si smette magari di andare da un analista, poi magari si ricomincia con un altro, perché è qualcosa che non è legato a. Eh, non è legata a un dovere essere ma è legata appunto al proprio desiderio eh, oppure no non è detto che si debba per però quello che è importante è che l'analisi arrivi come diceva Lacan eh, non lo diceva così esattamente ma non mi ricordo adesso la formulazione esatta ma il più lontano possibile che l'analisi di un analista arrivi fin dove è possibile arrivare Naturalmente il limite è soggettivo. L'analisi è quando uno smette di andare dall'analista. Il, il tempo, appunto, come dicevi prima tu, è il tempo logico, non è il tempo cronologico quello che, quello che determina la durata di un'analisi. E poi io penso che sia un dovere morale di ogni analista quello di fare di portare la sua piccola pietra al eh, il suo piccolo contributo alla psicanalisi, di, eh, di, di far avanzare, diciamo, un pochino la, eh, la teoria. Eh? E, mh, perché quelli della psicanalisi non sono concetti, eh, come dire, dati una volta per tutti, immutabili e eh, codificati, ma sono concetti che possono essere spostati, naturalmente spostati, non... Uh, come dire, uh, rivoluzionati in maniera uh, acritica, ma che possono proseguire, che possono arrivare ad altri luoghi. E io penso che il compito di ognuno sia quello di aggiungere una piccola pietruzza, diciamo, a un edificio collettivo. Nella tua esperienza personale, che cosa durante l'analisi o verso la fine dell'analisi ti ha fatto pensare io. Hai usato la parola desiderio, desidero passare dall'altra parte. Ah, non lo so, per me, la, 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 fin da, da quando avevo vent'anni era, era già deciso, aspettavo soltanto l'incontro giusto. <ride> eh, Quindi, ancora era... prima di entrare in analisi personale, sì. che avresti fatto l'analista? Avrei fatto l'analista? Sì, volevo lavorare in questo campo, volevo fare, sì, fare un'analisi fondamentalmente, avevo dei problemi familiari, soggettivi che mi spingevano, cioè era una confusione tale per cui, però diciamo era una confusione che era indirizzata verso, io ho fatto filosofia però poi sono rimasta a Napoli, ero da ragazza, da ragazzina direi, e ero a Napoli all'istituto di psicologia dove appunto eh, ero allieva interna, anzi mi ricordo che poi a quell'epoca mi avevano anche offerto una borsa di studio che poi non, non ho preso perché sono, me ne sono andata, insomma sono andata via da Napoli. E abbiamo parlato delle scuole. Ehm, la tua cosa persegue fondamentalmente? Oltre al fatto, abbiamo detto prima, che comunque alla fine si rilascia il titolo per esercitare, ma come cercate di impostarla, di portarla avanti? Ma cerchiamo di impostarla, eh, come dicevamo prima, eh, cercando di eh, eh, salt saltellare tra le aporie diciamo di questa, di questa situazione e cercando di. Di, di trasmettere soprattutto il nostro desiderio, mio e de, degli altri insegnanti e docenti, il nostro desiderio di analisti a, eh, agli studenti e quindi di farli capire la priorità. Naturalmente questo comporta dei problemi perché eh, poi come fai a fare un esame su, un, su, una, uh, uh, su una base di questo genere? È complicato, però, se non fai un esame, non è una scuola. Insomma, ci sono molte aporie in, questa, in questo tentativo di mettere insieme capre e cavoli. Un tentativo che poi si rivela anche, non so, nel, nel sito: noi abbiamo un sito che, da un lato, adesso lo dobbiamo sdoppiare necessariamente, che da un lato prevede un'associazione, dall'altra prevede la scuola. Eh, anche se eh, per legge, quando è stata riconosciuta la scuola, la scuola doveva avere la referenza ad un'associazione straniera. Non so perché era stata fatta così insomma. E, però appunto il, il lavoro dell'associazione non è la stessa cosa che si fa eh, nella scuola, e non tutti sono, vogliono fare gli psicanalisti evidentemente. C'è chi vuole fare lo psicoterapeuta, cioè eh, far stare meglio la gente. Come dire, eh, la psicanalisi va, va molto più in là, cioè, va più lontano. Hai detto che vieni da, dagli studi di filosofia e quanto ti trova d'accordo o in disaccordo la frase pronunciata qui da noi da Umberto Galimberti che si dovrebbe stabilire pur tenendo ovviamente le due discipline sempre a livello identitario separate, ma una santa alleanza tra filosofia e psicoanalisi. Io devo dire che ho abbandonato la filosofia dopo, dopo aver imboccato la strada della psicanalisi, eh, quindi sono un po' ignorante in, in materia, paradossalmente è la mia formazione giovanile. Eh, non penso che la, la psicanalisi, eh, anche se, come sappiamo, anche, anche Lacan ha attinto ampiamente alla filosofia, però per poi separarsene separarsene, cioè nel senso che eh, nel discorso filosofico eh, io non mi sento completamente a mio agio, lo trovo, è un, beh, trovo, però, insomma, è, un, è un parere, mm. lo trovo eh, molto razionale, eh, non, non mi sento aiutata insomma, dalla filosofia. Al lavoro clinico. Non Però, ci vedi, oh, vedi l'inciampo. Non ci vedo l'inciampo. <ride> che troviamo nella psicoanalisi. No. Bollorino, prego. Dunque, io volevo intanto prima di, di terminare, come dire, porre un'ulteriore una, un domanda a, a Marisa perché. Il ragionamento che lei ha fatto sulla sua serissima scuola di psicoterapia mi sembra molto importante. Sottolineo la parola serissima perché le scuole di psicoterapia sono tante e non è detto che siano poi tutte con la stessa serietà con cui eh, Marisa lavora. Questo credo che sia importante da dire perché le differenze, vanno, le differenze vanno, vanno sottolineate. Però a me è una curiosità che mi sorge. Proprio per il rapporto che tu hai con questi giovani che si presentano, specialmente gli psicologi, perché in realtà, anche se adesso la, la legge è un po' cambiata, gli psichiatri in genere diventano psicoterapeuti attraverso la scuola di, la scuola di specializzazione in psichiatria. Mm. È cambiata la legge l'anno scorso, ma comunque diciamo che la via è quella per un medico mm. che non voglia diventare psicanalista, ma solo psicoterapeuta. La domanda che però è, non è collegata con il lavoro a scuola, ma con la richiesta e la domanda. A me ha molto colpito il fatto che eh, la facoltà di psicologia è diventata la uh, uh, facoltà di lettere del XXI secolo, nel senso che ci sono frotte di persone che, mm. come dire, sono iscritte a migliaia dentro le scuole, le, le, le facoltà di psicologia. Conoscendo tu in Maniera diretta le persone che vengono a chiederti, diciamo, di, di entrare nella tua scuola, indirettamente quindi. Per quale ragione secondo te così tante, soprattutto donne, sottolineo eh? così sì, tante sì, donne, sì. vanno a fare psicologia come una volta io dico, lo dico con, sorridendo, facevano lettere perché. Non riesco a immaginarvi in questo grande numero l'idea che migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone possono immaginarsi a curare, passare il tempo solo a curare, perché voglio dire diventa anche un po' complicato, sia che lo si immagini come un servizio pubblico, sia che lo si immagini come un servizio privato. Ecco, i numeri mi sembrano veramente un po' trambi. Uh, e soprattutto molto superiori che all'estero, dove, dove invece esiste il numero chiuso. In Francia, per esempio, a livello, mm. a livello di, di, di psicologia, che è organizzata in maniera leggermente diversa che da noi. Da noi invece non liberi tutti. Non c'è numero chiuso. Non, non, ecco, che cosa vogliono fare gli psicologi? Mm. Ma intanto il fatto che ci siano tante donne... <ride> È un, eh, beh, da, un, da un lato esprime una forma di disagio sociale, e poi anche il fatto che spesso succede che quando ci sono molte donne in un determinato mestiere quel mestiere si svaluta. È così, e è, è, è purtroppo è così. È, non è, naturalmente io non sono eh, eh, non sono né femminista né nel contrario, però eh, come dire, eh, la causa delle donne per me è qualcosa di importante. Però ecco il fatto che psicologia sia così piena di donne mh, non depone a favore del, della serietà degli studi stessi, però eh, rivela appunto eh, una, 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 eh, una sensibilità al disagio sociale. Che probabilmente negli uomini non c'è, a disagio sociale e quindi anche soggettivo, appunto, che probabilmente negli uomini non c'è. Ehm, rispetto a quello che dicevi tu, che cosa pensano di fare queste persone? Non lo so, spesso non, non, magari non, non hanno le idee chiare, pensano semplicemente di potersi autocurare, forse fa, frequentando una facoltà del genere. Però fatto sta che queste, da queste facoltà vengono fuori eh, dei soggetti in genere eh, con formazioni abbastanza scadenti, io trovo. È, eh, anche se devo dire che poi eh, le persone che, che frequentano le scuole di psicoterapia, almeno per quanto, mi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia esperienza, sono spesso persone. Ancora eh, come dire, mandate da qualcuno nel senso che mh, vengono, funziona ancora il, 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 il passaparola, cioè vai, vai lì perché lì si lavora bene oppure, per, oppure perché magari sono già in analisi con, con una collega o con un collega e quindi in questo caso. Eh, Vengono in realtà per fare, per fare le psicoterapeute come si dice oggi a indirizzo psicanalitico, che non ho mai capito bene cosa significa a indirizzo psicanalitico, cioè o è psicanalisi o non lo è, eh, o è psicanalisi o è psicoterapia, sono due cose molto diverse. Eh, comunque sì, è preoccupante questo assalto, questo assalto ai forni di cui, di cui stai parlando, per, per una disciplina che non si capisce neanche più che cosa sia, perché psicologia è tutto e niente e poi non ha niente a che vedere con la psicanalisi, diciamo la verità anche se Ossicini a come dire ha normalizzato questa, questa parentela secondo me no no condivido aggiungo mm. che in realtà il problema diciamo chiamiamolo problema che poi problema non è anche in, nel campo della psichiatria le scuole di, di, di specializzazione in psichiatria sono piene di donne eh sì. e ne abbiamo parlato tra l'altro in un bellissimo webinar eh, con Silvana Galderisi eh, che è la, 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 la cattedratica di psichiatria di Napoli e eh, come dire eh, che tiene molto al, al ruolo femminile no? nel senso che lo, lo, lo sente come molto importante con l'aggiunta e l'aggravante che nel campo della psichiatria in realtà benché i numeri siano ormai a favore delle donne i ruoli di potere sono quasi sempre ancora appannaggio degli uomini e questo sarebbe, aprirebbe un lungo discorso che forse mh, lasciamo perdere e, e, e che magari svilupperemo anche magari in ambito psicoanalitico un'altra volta. Voglio dire. Eh, eh, sì, è interessante però perché vabbè, io per quanto mi riguarda ho sempre avuto questa, questa doppia anima nei confronti delle mie compagne di strada, cioè di essere di, di partecipare come dire alle loro battaglie ma non in maniera isterica comunque ma soprattutto di non essere femminista al tempo stesso non so come sia possibile questa, questa cosa cioè di essere dalla parte delle donne ma di non essere femminista però insomma è quello che mi è successo è quello anche un po' che rivela anche la mia storia di, di, di scrivana ma io, credo, io credo Marisa che in realtà il vero modo di portare avanti la, la causa femminile che comunque esiste, che comunque esiste mm. è proprio quello di dimostrare, tu sei la dimostrazione, che essere donna non significa non poter avere A cose da dire, B cose da fare, C cose da insegnare. E questa sera credo che hai dato, dato un'ampia dimostrazione di questo, che è il modo migliore, secondo me, di essere dalla parte delle donne. Con questo voglio dire, noi chiudiamo il nostro, il nostro incontro, rimandando l'appuntamento al prossimo mercoledì 3 marzo, avremo ospite di nuovo una psicanalista lacaniana, questa volta di Torino, Rosa Elena Manzetti e con questo ringrazio Marisa Fimanò, ringrazio Davide Alessandro e vi, vi do l'appuntamento tra giusto giusto sette giorni. Arrivederci Buonasera. e grazie.